finalmente il video dei prodotti finiti. Ne ho ammucchiati un po' e c'è anche qualcosa di make up, quindi è skincare, capelli, make up. E come al solito vi ricordo di seguirmi sui social, sotto trovate i link soprattutto su Instagram, e di iscrivervi al canale, ma soprattutto di attivare la campanella per non perdervi le notifiche dei miei prossimi video. E io direi di iniziare, così almeno vi parlo un po' anche con calma delle varie cose. Come inizia un po', diciamo, freddo, ricomincia un po' anche la voglia di candele. Non è che durante l'estate io non le abbia usate, però un po' meno, ma ora già mi diviene voglia di riaccenderle tutti i giorni. E da ultimo ho terminato questa di Yankee Candle, che era uscita tipo a primavera, estate, insomma, che è la Sweet Nothings. Confesso che io l'ho comprata essenzialmente per l'immagine che c'è qui sopra, perché sono delle bolle di sapone sui colori pastello, e perché era viola, lilla anzi, e io avevo preso la jar questa media. Allora, non lo so, mi ha un po' delusa, nel senso che ad annusarla così era buonissima, sicuramente ancora si sente, nonostante io l'abbia lavata. Però si sente, ha un sapore quasi tipo detersivo per i panni, quel profumo che hanno i panni con il detersivo, insomma, appena lavati, insomma, un profumo del genere. Quindi l'odore mi piaceva tantissimo, però una volta accesa si perde veramente tanto e non si sente tantissimo nell'ambiente, quindi un po' mi ha delusa, perché io amo le candele che hanno gli odori forti, le devo sentire, insomma. Comunque carina, tutto quanto, ottima, profumo molto delicato, quindi se vi piacciono i profumi delicati delle candele, questa fa per voi, perché appunto è un profumo non scontato. Prodotto per capelli finito è questa maschera che io avevo preso un po' così di corsa al supermercato, ma mi è piaciuta tantissimo. È della L'Oreal, è la Botanicals Fresh Care ed è al geranio, ed è una maschera per capelli colorati e spenti, perché io sì, li coloro sempre. Ed è il rimedio di brillantezza. Devo dire che questa maschera mi è piaciuta, non è tantissima, infatti anche se io ho i capelli corti e quindi, diciamo, la uso in piccole quantità, mi è durata poco, sono 200 ml, però insomma devo dire che mi è piaciuta, e c'è scritto anche che è senza siliconi, senza parabeni e senza coloranti. Che dire, mi è piaciuta. Comunque i capelli li sentivo più morbidi dopo lavati. L'odore è un po' forte, però insomma lo sentite lì per lì che la applicate, poi sparisce. E quindi io devo dire che la promuovo, mi è piaciuta. Per essere un prodotto da supermercato, quindi economico, il risultato comunque l'ho visto, e quindi prodotto promosso. Poi ho terminato questo detergente per il viso di Clinique, che è il Liquid Facial Soap Extra Mild, ed è praticamente molto dolce per le pelli secche. Era, diciamo, il terzo step, anzi il primo step di una skincare a tre step, però io gli altri due prodotti non li ho, avevo solo questo per lavare il viso e non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto essenzialmente perché la sensazione di pulito la dà, perché io l'ho usato anche così da solo, e la sensazione di pulito la dà ed è delicato veramente. Però non fa schiuma. Io voglio la schiuma quando mi lavo il viso, infatti utilizzando soprattutto con il Foreo lo mischiavo ad un altro sapone liquido per avere comunque almeno un minimo di schiuma, e quindi da questo punto di vista non mi è piaciuto, perché io voglio l'effetto scenografico, voglio la schiuma. Però insomma essenzialmente è comunque un prodotto promosso, ottima marca, lo sappiamo, delicato come dice, insomma, quindi prodotto sì,
no se volete la schiuma. Poi le immancabili, immancabili dischetti, questi sono quelli grandi e sono 70 pezzi della COP. Mi sono piaciuti, non posso dire nulla. Utilizzati soprattutto per il viso. Ottimo, ottimo prodotto, lo struccante bifasico ai frutti rossi della Bioficina Toscana. Wow! Allora, super profumato innanzitutto, proprio di frutti rossi, e quindi già questo è comunque particolare perché di solito insomma gli struccanti non profumano di frutta, di fiori o cosa. A me è piaciuto tantissimo perché veramente ha un potere struccante molto molto forte ed è un prodotto vegano, senza parabeni, senza niente, senza alcol, senza siliconi, senza coloranti, senza nickel, insomma è un prodotto super super vegano e naturale, insomma, diciamo tra virgolette, e a me è piaciuto veramente tantissimo, ma più che altro proprio per questo fatto del profumo mi ha veramente sorpresa tantissimo e mi è piaciuto, insomma. Poi ho finito un prodotto super grande, burro, diciamo, io lo chiamo un burro, anche se è una crema per il corpo, però ha veramente la consistenza burrosa, è piacevolissimo e non è il primo che finisco, della Rituals. Questo qui io lo compro da Sephora ed è praticamente, ci sono varie profumazioni, avevo preso questa che è il rituale del Buddha felice e che era poi appunto un body cream con arancia e legno di cedro, ed è praticamente una crema ricca e nutriente, e devo dire che queste creme io le stra adoro, innanzitutto perché hanno sempre anche una frase carina, spirituale, un po' così, un po' strana, e qui c'è scritto che il Buddha sorridente era un monaco famoso che aveva il cui appunto sorriso leggendario portava la felicità ovunque andasse, e per secoli, per centenni, stavo a dire perché stavo leggendo centuries, vabbè, per secoli strofinare la sua pancia era proprio simbolo di prosperità e di buona fortuna, quindi insomma, a parte questo, sono comunque carine, insomma, anche nel packaging, ma queste creme sono fantastiche, è piacevolissimo, sono piacevolissime da toccare, super nutrienti, che veramente potete stare anche 2 giorni senza applicarle e la pelle è nutrita, e hanno dei profumi buonissimi, buonissimi, particolari, insomma, a me piacciono tantissimo e infatti ne ho già. Riuscirò a finire questo video perché è già la seconda volta che suona il cellulare. Comunque sì, avete capito che questa crema mi piace. Passiamo oltre. Ah, vedo altri dischetti. Ah, quelli di prima erano quelli piccoli, questi sono quelli grandi, sempre della COP. Buoni. Ah, poi ho finito questa. Oh, mamma mia. Oh mamma mia, come si chiama? La tinta per i capelli di Lime Crime, la Unicorn Hair. Io ho finito il Blue Smoke. Io questa tinta l'ho stradurata, infatti è finita. Avevo preso questo blu, no? Perché volevo comunque un colore strano. Ma già dalla prima volta che l'ho applicata mi è piaciuto tantissimo, perché fa il classico effetto che piace a me del capello scuro con i riflessi blu, quindi non è che vengono blu come si vede qui, almeno i miei non sono venuti blu così, erano scuri con questi riflessi blu. Io l'ho anche mischiato a rosso per creare insomma una specie di viola, e come l'ho usata questa tinta mi è piaciuta tantissimo, macchia anche tantissimo, anche il piano doccia, insomma, quando ho risciacquato i capelli, un disastro, però a parte questo è una delle mie preferite insieme al rosso, anche quella rossa mi piace tanto, però questa
veramente ha fatto l'effetto che volevo e infatti è finita. Se non le conoscete, queste tinte per capelli che si comprano dal sito di Lime Crime sono fantastiche perché sono completamente vegane e quindi sono molto delicate e anzi sono anche molto nutrienti per i capelli. Io infatti la tengo su tipo anche 2 ore, cioè proprio come mi viene, proprio perché mi rendono i capelli veramente molto morbidi. Questa io l'ho, la durata Blue Smoke. E poi vedo che ci sono ben 4 prodotti di make up e poi tutti i prodotti finiti sono finiti. Allora, prodottini di make up finiti sono il mascara, questo di MAC che non mi è piaciuto, che è il Black Extreme. Non mi è piaciuto perché essenzialmente non è che faccia tantissimo effetto sulle ciglia, a parte colorarle leggermente, però insomma non è che lo applicate e dite wow che differenza rispetto a prima. No, almeno sulle ciglia mie non funziona così tanto, quindi insomma un mascara che l'ho finito e non lo ricompro. Poi ho finito questa matita per sopracciglia di Sephora. Allora, a parte che avevo sbagliato a prendere il colore perché io da Sephora ordino online, visto che qui non ce l'ho, ho sbagliato il colore perché l'ho presa troppo chiara e infatti questa si chiama Nutmeg Brown, era la 02, comunque era troppo chiara, però a parte questo è di quelle automatiche, anche pettinino, che però rispetto ad altri che si trovano in altre matite che hanno le setole, questo è tutto di plastica, quindi non ha setole morbide e sinceramente è anche abbastanza scomodo da usare, non è piacevole. Ma la matita anche non mi è piaciuta perché, a parte che io poi andavo comunque a sfumare, comunque a scurire con un prodotto in polvere, però rispetto ad altre matite di nuovo suonato il cellulare, comunque non so cosa stavo dicendo, comunque è si stende anche male perché ha una mina dura e quindi poi è anche difficile da sfumare con il prodotto in polvere, insomma a me questa non è piaciuta per niente. Mentre mi è piaciuta tantissimo la matita nera classica di Urban Decay, la 24/7, la Glide On, quella proprio classica nera, e questa l'avevo trovata nella palette, quella lì dedicata al Mago di Oz, sì, fantastica, perfetta sia come eyeliner sia nella rima interna dell'occhio, dura tantissimo, nero, super nero, buonissima, fantastica. E poi ho finito questa base per le labbra di quindi il primer per le labbra di Kiko, che io penso di avere non so da quanti anni avevo, l'ho finita, ma è un prodotto essenzialmente inutile perché annulla un po' il colore delle labbra, ma insomma lo stesso effetto si ha con il fondotinta o il correttore, quindi un prodotto inutile che sicuramente insomma ora lo sto utilizzando un altro perché giustamente avevo fatto la scorta, però insomma una volta finiti questi prodotti non li ricompro perché li trovo inutili. E quindi basta, riusciremo a concludere anche questo video nonostante tutte le telefonate. E niente, fatemi sapere insomma se avete curiosità su qualcosa che vi ho fatto vedere, qualche domanda. E niente, iscrivetevi, seguitemi sui social e ci vediamo al prossimo video. Ciao!